tematica di oggi, innanzitutto la questione dei dati. Guardate, noi faremo un lavoro, come vi dicevo, molto approfondito, perché tutto quello che non vogliamo conoscere non lo mappiamo in qualche modo, no? Quindi la volontà proprio di mappare anche puntualmente con dei dati, come si dice, disaggregati per municipi. E la mappatura del patrimonio, anche questo è importante fare chiarezza, perché ci sono, come sapete, anche situazioni che magari sono diventate attività commerciali e che erano partite come attività culturali e sociali, quindi dobbiamo fare in modo che questo patrimonio sia dato realmente per i cittadini, cioè su questo c'è una necessità appunto di verifica. Qui ci sono tantissime risorse che non sono state utilizzate. Lo dico proprio anche alla luce del lavoro che abbiamo fatto recentemente sul bilancio, piuttosto che risorse che potevano essere attivate e non sono state attivate. Poi la rete, voi l'avete detto chiaramente, cioè c'è la necessità di una rete sui territori, probabilmente municipio per municipio rispetto alle associazioni. Non ci tiriamo indietro, siamo qui, iniziamo un percorso e veramente vi ringrazio perché già sono arrivati tanti contributi molto, secondo me, stimolanti anche del nostro cammino, e lo continueremo negli altri municipi, quindi spero anche che avremo modo di incontrarci di nuovo. Ma diciamo, rispetto alla stesura del piano sociale cittadino, come sapete, potete anche mandare dei contributi sia e anche segnalare delle buone prassi. Ma poi c'era qualcuno che diceva fate, diciamo, desiderio che prima di questo primo incontro, ringraziando ancora, che insomma faremo delle cose importanti, e voglio dire che realmente ci aiutino tutti a contribuire per il cambiamento di questa città, perché veramente ne abbiamo bisogno tutti. Grazie.